dal 3 gennaio dove abbiamo fatto l'evento del Volo della Befana, abbiamo fatto tutti i conteggi precisi e dall'assegno finto, tra virgolette, che avevamo dato all'associazione nella serata stessa, oggi materialmente abbiamo avuto l'occasione di rivederci e donare proprio in maniera materiale i soldi all'associazione beneficiaria. Ricordiamo quant'è l'importo? Siamo riusciti a raccogliere 4.000 euro grazie veramente al contributo della sottoscrizione premi della scuola Filippo Montesi, dell'ingresso offerto all'interno del palazzetto durante la serata, perciò direi veramente tanta benevolenza, tanta bontà dalla parte della cittadinanza di Fano che ha fatto sì che la cifra sia stata importante. Tutti contenti del buon successo poi della serata stessa, un evento che ha portato dentro il palazzetto tanta gente, c'è stato veramente il sold out come 10 anni da questa parte non si era mai visto e sicuramente la presenza di Davide Mazzante, allenatore della nazionale femminile, ha fatto sì che le persone fossero più attratte dall'evento e direi che addirittura si può anche dire che nel palmarès di Davide, di Mazzante, il primo trofeo dell'anno, visto che allenava l'Avis e la squadra che ha vinto, è venuto dalla serata del Volo della Befana. A nome di Open House e di Fondazione Gio mi sento di ringraziare tutte le persone che sono venute al palazzetto e che hanno preso parte a quella che è stata una bellissima serata di solidarietà. Grazie a chi si è speso materialmente per organizzare l'evento, grazie a Piero per aver pensato a noi come beneficiari della serata. È stato importante per noi perché abbiamo nuovamente avuto l'opportunità di presentare quello che facciamo e di raccontare quello che piano piano stiamo cercando di costruire. Infatti con i fondi raccolti continueremo a portare avanti quello che è il nostro progetto principale attualmente, che sono i nostri laboratori di avvio al lavoro, i nostri Open House Lab. Quindi davvero grazie ancora per questa bellissima opportunità e come vi abbiamo già detto vi aspettiamo a Open House, quindi venite a trovarci. Grazie.